ogni giorno, ogni due giorni, mandiamo le pizze agli ospedali che sono presenti in zona. Ma noi siamo italiani, siamo del sud, siamo campani e per noi è naturale fare questo. Salerno, dove lavoravo io, andammo in cassa integrazione, io non accettavo la cassa integrazione, ho due figlie e non potevo dare un futuro a loro e mio fratello Fabio stava a New York già da diversi anni e niente, parlando con lui è nata l'idea di aprire il San Matteo, perché è diventato un'icona a New York. È un segno di gioia, è un ritrovo di amici, è un ritrovo di famiglie, è una bella emozione. Noi ci ritroviamo in piazza, un lungomare, anche un vicolo, è un'occasione per stare con gli amici. New York, quando hai tolto i bar, hai tolto i ristoranti, hai tolto i locali, hai tolto l'80%, perché loro non sono come noi, un caffè per noi è un segno di amicizia, non è la consumazione, qua non c'è. Noi siamo rimasti molto sorpresi perché non è il nostro carattere, è il nostro costume fare una beneficenza e andare a fare la foto. È stato un gesto loro, che inaspettato da loro. Loro, in un momento difficile, hanno avuto il tempo di ritagliare un cartone e di scrivere San Matteo. Per me questa è la soddisfazione più grande, perché loro hanno capito che noi siamo con loro, che l'Italia sta con loro. Noi abbiamo la nostra identità di cucinare, ognuno di noi sa fare qualcosa a casa, perché tutti hanno visto le mamme, hanno visto le nonne, gli americani no, non hanno quella cultura di cucinare a casa. Però dobbiamo dire anche un'altra cosa, che qua a New York molti ragazzi vivono in appartamenti con 5-6 persone, allora chiaramente non hanno gli spazi, non hanno la possibilità, ogni mondo ha una storia a sé. Io dico solo ai ragazzi di stare a casa, perché perdere un padre, perdere un nonno è difficile. Poi in questi momenti qua capiamo tante cose. Siamo a casa.